Buongiorno di nuovo dal Crassatoni Piancastagnaio, siamo sulla pagina Facebook dedicata e a cui è collegato il sito ilcrassatone.it. Con noi Filippo Venturini, Terre di consorzio Terre Toscana. di Toscana, che ha una convenzione, ricordiamo, con il Comune di Piancastagnaio per quanto riguarda il punto informativo e l'apertura, cioè la gestione, diciamo così, e le informazioni relativamente agli eventi e all'apertura della Rocca di Piancastagnaio. Filippo, vogliamo fare un po' il punto. Oggi è il 4 di novembre, festa nazionale, è festa anche a Piancastagnaio. Prima ricordavamo anche gli eventi purtroppo non positivi che stanno accadendo in Italia con Purtroppo. troppe vittime. Abbiamo dedicato un pensiero, parlavo con te anche di questo, se vuoi dire qualcosa al riguardo. Diciamo che siamo arrivati al 4 di novembre, la giornata conclusiva del nostro crassatone è arrivata alla 52esima edizione. In linea di massima non ci possiamo lamentare delle presenze, stando anche al fatto che comunque il tempo non è stato in tutta Italia a nostro favore. Insomma, non ci lamentiamo tanto della riuscita della festa, in quanto la vita delle persone comunque viene sempre al Esattamente. primo posto. La giornata di oggi è dedicata soprattutto ai bambini, infatti nel pomeriggio abbiamo molti spettacoli dedicati ai bambini, tipo i folletti, tipo spettacoli di animazione varia, sperando che il tempo ci assista e che come ieri poi il cielo si apra e quindi ci... Vieni più qua, vieni più qua. Oh, sono loro allora, eh. O sto io con te, o te con sto telefono. Aspetta. Lui sta facendo il tentativo, vediamo. Tanto io poi li metto tutti insieme. Montaggio. No, no, ecco. Allora, quindi, ecco, c'è stata una breve interruzione e dicevamo una giornata dedicata ai bambini, tanti spettacoli itineranti o nelle vie centrali, Nelle piazze nelle piazze principali. principali, ricordiamo Piazza dell'Orologio, dove c'è anche l'altro punto informativo, insomma, e nelle vie del paese. Quanta gente, cioè, non so se avete fatto un calcolo, perché ricordiamo non c'è un biglietto d'ingresso, Assolutamente. si possono visitare in maniera completamente gratuita, ingresso libero alla Rocca, però mi è sembrato di avere tantissimo interesse, anche perché ci sono state delle iniziative, ci saranno anche oggi, delle degustazioni. Sì, abbiamo fatto tutto esaurito, praticamente 4 turni di mattina e 4 turni di pomeriggio con un numero consentito di visitatori di circa 25-30 e quindi la presenza, come sempre, come ogni volta che abbiamo proposto queste degustazioni per far conoscere i prodotti del nostro territorio, in particolare quest'anno anche i prodotti del territorio delle aree geotermiche, la Sì. riuscita è sempre garantita. Anche oggi abbiamo prenotazioni per tutta la mattinata. E sperando nel tempo, anche il Certo. pomeriggio sicuramente avrà successo. Dobbiamo dire che siamo in montagna, siamo La intorno agli stagione è 800 metri, la autunnale. stagione è perfettamente autunnale, anzi la temperatura è anche gradevole durante le ore più calde, diciamo così, della giornata, è anche abbastanza gradevole. Qualche piccola pioggerellina, ma nulla di che, quindi diciamo che è un crastatone in perfetto stile meteo. Autunnale. In perfetto stile medio, sarebbe stato non bello forse anche il contrario, però Se ci fossero stati 24 gradi, ovviamente certo non in sarebbe pluie stata non festa. sarebbe. Ecco, ora detto questo, quindi anche oggi ci saranno queste degustazioni e nella mattinata, Nella giusto? mattinata, ma anche nel Ma anche nel pomeriggio. pomeriggio, Riprendiamo alle esattamente. 15:30 fino alle 18:00, 18:30. Facciamo 4 turni, all'incirca di mezz'ora ciascuno, per far conoscere, appunto, come dicevo, i prodotti del territorio nostro e delle aree Un geotermiche. rapido conto mi porta a dire che sono almeno sulle 500 persone, sicuramente hanno potuto Se non di più, perché degustare. comunque abbiamo cercato di Certo, ampliare il gruppo quanto ovviamente. Tra possibile. l'altro ieri, vorrei ricordarlo, c'è stata anche la visita di alcune, cioè, di personalità importanti, l'amministrazione comunale ha Sì. voluto proprio inserire all'interno del Crastatone, dando dal mio punto di vista e dal punto di vista del nostro sito anche più valore alla festa con la presenza anche di persone, c'erano deputati. Ora, al di là dei punti di vista, c'era l'ingegner Assolutamente. Tellizzese, direttore generale del MISE, del Ministero dello Sviluppo Ministero dello Sviluppo Economico, Economico. onorevole, insomma, non vorrei fare il conto, però c'erano importanti personaggi che hanno goduto della festa e hanno Diciamo che goduto abbiamo innanzitutto della degustazione. ampliato il profilo della fruizione del Ne sto nostro parlando sotto l'aspetto crastatone, promozionale, ovviamente, assolutamente e a un non ambito politico. più ampio, più largo. Senti, quindi oggi allora, oggi voi sempre il punto. Iniziamo ora, praticamente fra 10 minuti, con le prime degustazioni che andranno avanti fino a mezzogiorno e mezza, all'una. Poi riapriremo alle 15 e nella speranza che il tempo ci assista, Certo, ovviamente. ma certamente assisterà. Bene, grazie Filippo, buon lavoro. Grazie.